Fausto Cacciatori, che è il presidente di Rete Imprese Lombardia. Questo appuntamento di oggi serve un po' per fare il punto su quello che è stato fatto sinora, ma soprattutto su quanto si deve fare in futuro. Certo, noi guardiamo al futuro pensando ovviamente alla nostra regione in un momento di difficoltà. I bilanci regionali da questo punto di vista continuano a soffrire, nel senso che le risorse a disposizione del sistema economico sono ancora una volta in una fase di forte diminuzione e quindi per questo è assolutamente necessario naturalmente individuare azioni efficaci, concrete, e individuare quelle che sono le priorità per lo sviluppo e per la ripresa della nostra regione. Lo faremo questa mattina, lo faremo anche grazie al contributo dei quattro presidenti delle altre organizzazioni che costituiscono Rete Imprese Italia e lo faremo affrontando i temi del credito, i temi della fiscalità anche a livello regionale naturalmente, i temi legati alla piena attuazione dello Small Business Act, dello statuto delle imprese, pensando proprio a come a livello regionale e a livello territoriale sia possibile prevedere la partecipazione delle imprese di piccola dimensione anche concretamente alle gare d'appalto e poi lo faremo col Presidente Sangalli pensando all'Expo 2015 ma anche come l'Expo ci sarà fra 2 anni possa essere volano di sviluppo negli anni successivi. Beh, direi che non siamo ancora fuori dalla crisi perché il patto di stabilità, la legge di stabilità che ha avuto un primo passaggio al Senato e che doveva dare una boccata d'ossigeno per le imprese e le famiglie stremate da una crisi senza precedente e ricreare un clima di fiducia all'interno del Paese. Questo obiettivo non è stato raggiunto. Noi, quando dico noi, dico le forze produttive e sociali del Paese, abbiamo sottoscritto un appello, peraltro accolto da parte del Presidente Enrico Letta, che prevedeva questo appello, la richiesta di destinare ogni euro recuperato dalla lotta all'evasione e dal taglio della spesa pubblica improduttiva in maniera automatica e certa per ridurre la pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie. Ecco, noi ci auguriamo che in seconda lettura alla Camera dei Deputati e questo accada. E questo sarebbe veramente un passaggio serio e responsabile per incominciare a uscire dalla crisi. Il governo Beh, il governo noi chiediamo questo, ripeto, resiste. ma guardi, noi ci auguriamo che resista per arrivare proprio ad diminuire la pressione fiscale. Oggi il vero problema qual è? È che con una pressione fiscale così alta, che è una pressione fiscale inchiodata al 44% fino al 2016, annulla qualsiasi ipotesi, qualsiasi prospettiva di crescita e di sviluppo all'interno del nostro Paese. Lo strumento per farlo cos'è? Diminuire la spesa pubblica? È l'unico? Lo strumento per farlo è ridurre questa pressione fiscale e ripeto, ridurre questa pressione fiscale attraverso il recupero il taglio della spesa pubblica improduttiva e recupero di evasione e dell'usione. E ogni euro recuperato deve essere in modo automatico e certo messo in un fondo che vada a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese nel senso di riduzione della pressione fiscale.